Eccoci qua ragazzi, io sono la mia fidanzata, che si chiama? Martina. E siamo qui oggi ragazzi a Verona, come potete vedere alle mie spalle c'è l'Arena di Verona. E qui è il centro di Verona. Continuate a seguirmi. Solo da alcuni decenni storici dell'Arena di Verona, che in Italia è considerata il secondo anfiteatro per importanza dopo il Colosseo. Naturalmente il Colosseo è più grande, però alcuni decenni storici sull'Arena di Verona, che è considerata il secondo anfiteatro per importanza dopo il Colosseo. Eccoci qua ragazzi, siamo all'interno dell'Arena di Verona. Ragazzi, guardate che spettacolo. I paesaggi, in più là in fondo, esattamente dove c'è quella torre là, è la piazza del Signor, dove c'è vicino anche la casa di Romeo e la casa di Giulietta, dove io andrò insieme alla mia ragazza più tardi. Quindi ragazzi, siamo qui al ristorante Olivo in piazza Bra a Verona e oggi vi faccio vedere i piatti che andiamo a mangiare. Eccoci qua ragazzi in piazza Bra a Verona, come potete ben vedere, in compagnia della mia fidanzata. Andiamo a mangiare nel ristorante Olivo e vi faccio vedere i piatti. Questo è una polenta con tartufi e funghi porcini. Questo invece è tagliatelle e porcini. Ditemi voi se non sono belli i piatti. Alla prossima. Ragazzi, non so voi, ma questa cremina qua è veramente una cosa sensazionale, buonissimo veramente. Ragazzi, questo qua è il Castelvecchio di Verona, guardate, è bello, e seguitemi perché adesso vi porto a fare un giro all'interno del castello. Andiamo? Questa è la piazza delle Erbe a Verona, quella è la torre dell'Ambreti, che però adesso è in fase di ristrutturazione, quindi non è accessibile fino almeno al 4 aprile, però guardate qua che spettacolo, e soprattutto quel monumento là, quello là, che praticamente si collega piazza alla torre delle Amberti, alla casa di Romeo qui a Verona. Qui siamo sempre a Verona e siamo davanti alle Arche Scaligere. Guardate che belle. Guardate. Adesso andiamo avanti e faccio vedere. Tutta la zona.